Ricorderete di quello sciagurato Egidio che abitava accanto al monastero dove la povera Lucia stava ricoverata. Sappiate ora che costui era uno dei più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che avesse rinominato. Così, in questa occasione, aveva subito impegnata la sua parola a Don Rodrigo per chiudersi l'adito a ogni esitazione. Ma appena partito costui, sentendo scemare quella fermezza che s'era comandata per promettere, sentendo a poco venirsi innanzi nella mente pensieri che lo tentavano di mancare a quella parola e l'avrebbero condotta a scomparire in faccia a un amico, a un complice secondario, per troncare a un tratto quel contrasto penoso, chiamò il Nibbio, uno dei più destri e arditi ministri delle sue enormità e quello di cui era solito servirsi per la corrispondenza con Egidio. E con aria risoluta gli comandò che montasse subito a cavallo, andasse dritto a Monza, informasse Egidio dell'impegno contratto e richiedesse il suo aiuto per adempirlo. Il messo Ribaldo tornò più presto che il suo padrone non se l'aspettasse, con la risposta di Egidio, che l'impresa era facile e sicura. Gli mandasse subito una carrozza con due o tre bravi ben travisati e lui prendeva la cura di tutto il resto e guiderebbe la cosa. A questo annunzio l'innominato comunque stesse di dentro. Diede ordine in fretta a Nibbio stesso che disponesse tutto secondo quanto detto da Egidio e andasse con due altri che gli nominò alla spedizione.